Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la purtroppo ben più nota serie Il Trono di Spade. Perché nasce questo canale, potreste chiedermi? Già conosciamo la storia di Westeros, potreste dire. No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, come avrete notato ho cambiato il nome della rubrica Read With Me in Guarda come ti sfondo una serie. Questo perché volevo rendere i video che riguardano i capitoli dei libri un po' più accattivanti. Io personalmente tengo tantissimo alla rubrica dove leggo e commento i capitoli dei libri di George Martin. Questo perché il mio canale nasce soprattutto come una sorta di divulgatore per gli eventi dei libri a chi i libri non li conosce. Quindi sono super contenta che la rubrica Perché odio ha un sacco di risonanza, mi diverto tantissimo a farla, ma purtroppo è un tipo di rubrica che mi porta via tanto tempo. Voglio rendere i miei video più esaustivi possibile, con meno errori possibile. Purtroppo una storia complicata come quella di A Song of Ice and Fire, gli errori te li fa fare. Quindi cercando di fare il meno errori possibile faccio tante ricerche, non solo quello, ma appunto editando da sola, registrando da sola, lo devo pure scrivere, quindi il tempo si dilata e purtroppo per la rubrica Perché odio non ho tanto tempo. Sto lavorando al prossimo Perché odio, non credo nella prossima settimana, ma forse tra due riuscirò a darvi il Perché odio, ma d'altra parte vorrei anche che questa rubrica, a cui io tengo tantissimo, che insomma venga un po' più visionata. Quindi questo è il motivo per cui non vedrete più scritto Read With Me, ma Guarda come ti sfondo la serie. Dopo il mega spiegone ci appropinquiamo a leggere e a commentare il prossimo capitolo di Game of Thrones, che è appunto il primo libro della saga di A Song of Ice and Fire. Se vi siete persi gli altri video, vi metto qua sopra la playlist, così li potete recuperare. Oggi andiamo a leggere un capitolo di Ned, un capitolo che personalmente quando l'ho riletto mi è piaciuto veramente tanto. È un capitolo dove vedremo un dialogo solo tra Ned e Robert e faranno questa conversazione molto interessante su diversi punti di vista. Quindi, senza indugiare oltre, cominciamo. Il capitolo si apre con Ned che viene svegliato di mattina molto presto, non se lo aspettava, infatti è molto sorpreso quando vede che il suo cavallo ha già la sella, tutto preparato, per cui lui deve andare a cavalcare, non sa neanche lui dove. E chi lo aspetta lì? Lo aspetta Robert. Robert wore thick brown gloves and a heavy fur cloak, with a hood that covered his ear, and looked for all the world like a bear sitting a horse. Up, Stark, he said, roared. Up, up. We have matters of state to discuss. By all means, Ned said. Come inside, your grace. Alyn lifted the flap of the tent. No, no, Robert said. His breath steamed with every word. The camp is full of ears. Beside, I want to ride out and taste this country of yours. Quindi, appunto, c'è Robert, che già lo aspetta appunto sul cavallo, e sta lì a guardare il nord, e è coperto da questo mantello con questo cappuccio che gli copre la testa, e Ned dice che sembra un orso che sta sopra un cavallo, che gli dice: dai Ned, forza, sbrigati che dobbiamo andare, e Ned dice: vabbè, ma dove dobbiamo andare? Cioè, siediti qua, parliamo qui. E lui dice: no, no, perché ci sono tante persone che potrebbero ascoltare la loro conversazione e riferirla a qualcun altro, e Robert non vuole questo. Poi dice: e comunque io voglio cavalcare, voglio vedere insomma questo tuo amato nord. E qui è bello perché a un certo punto appunto tu vedi che loro cominciano a cavalcare e Robert
comincia ad andare talmente veloce che anche le guardie vengono lasciate indietro. Anche Ned, infatti, dice che fa fatica a stare appresso a Robert. Quindi a un certo punto loro due si ritrovano completamente da soli. Robert was flushed and exhilarated as Ned ran up beside him. Gods, he swore laughing, it feels good to get out and ride the way a man is meant to ride. I swear, Ned, this creeping along is enough to drive a man mad. He had never been a patient man, Robert Baratheon. The damnable wheelhouse, the way it creaks and groans, climbing every step in the road as if it were a mountain, I promise you, if the wretched thing breaks another axle, I'm going to burn it and Cersei can walk. Ned laughed. I will gladly light the torch for you. Intanto qui mi piace già subito che da queste poche righe possiamo notare già la caratterizzazione di Robert. Si sente stretto nel suo ruolo di re e ci spiega anche perché è sempre circondato da persone, persone da cui poi lui non si può fidare, non ha un momento di santa pace. Appunto questo correre lontano anche le sue stesse guardie è una sorta di liberazione, infatti appunto ride e un'altra cosa di cui si lamenta è il fatto che la carrozza di Cersei li sta rallentando. La carrozza di Cersei, ne ho già parlato in questo capitolo di Ned, non è una carrozza normale, non è la carrozzella che abbiamo visto nella prima puntata della prima serie dello show. Ma è una carrozza enorme, cioè infatti Ned diceva anche che aveva paura che neanche passava tra le porte di Grande Inverno, quindi per farvi rendere conto, lei deve viaggiare comoda, lei deve viaggiare comoda la nostra Cersei e quindi però ovviamente avendo questa carrozza enorme, anche diciamo, la velocità del viaggio ovviamente è diversa perché accollatela tutta sta roba. E poi a quanto pare, da quello che dice Ned, da quello che dice Robert, si rompe anche. Infatti, dice: Se si rompe un'altra volta, te lo giuro, ti do fuoco. E Ned dice: Se vuoi, io ti accendo la torcia per dargli fuoco. Cosa che comunque fa vedere l'opulenza non solo della corona, ma dei Lannister a seguito. La cosa che invece è un po' mancata, no, un po' mancata, la cosa che invece è mancata. Nella serie dove appunto anche l'opulenza dei Lannister, l'opulenza di Cersei non viene per niente percepita, cioè Cersei nel libro è sempre vestita con abiti pregiati, con tante gemme, per esempio Cersei si mette sempre gli smeraldi, noi li abbiamo mai visti gli smeraldi, quindi dove voglio arrivare è che anche da queste cose, è vero che magari uno può dire è un problema di budget, sì, vabbè, nascondiamoci sempre dietro a questa scusa, però se tu cominci a fare un progetto sul libro che ti spiega e ti dice determinate cose, anche il setting e i vestiti sono importanti per caratterizzare comunque i tuoi personaggi. Good man, the king clapped him on the shoulder. I've half to mind to leave them all behind and just kept going. A smile touched Ned's lip. I do believe you mean it. I do, the king said. What do you say, Ned? Just you and me, two vagabond knights on the King's Road. Our swords at our side, and the gods know what in front of us, and maybe a farmer's daughter or a tavern wench to warm our beds tonight. Would that we could, Ned said. But we have duties now, my liege. To the realm, to our children, I to my wife, to my lady wife, and you to your queen. We are not the boys we were. You were never the boy you were. Io adoro questo pezzo perché si parla, si vedono a contrasto le personalità di Ned e di Robert. Appunto, Robert qui gli dice: Madonna, Ned, te lo giuro, io lascerei tutti indietro, tutta la carovana. E andrei avanti così. E Ned dice: Sì, lo so, ti credo, lo so che lo faresti. E poi dice: Dai, Ned, ma che pensi? Cioè, io e te, no? Che andiamo da soli, molliamo tutto, andiamo in giro e magari appunto andiamo pure, troviamo pure una contadina o una prostituta con cui andare stanotte. Che dici? E Ned qui gli dice: Sì, lo potremmo fare, però comunque noi adesso abbiamo dei doveri. Abbiamo dei doveri verso il reame, verso i nostri figli, io verso mia moglie, tu verso la tua. E gli dice anche: Non siamo più i ragazzi di un tempo. E Robert gli risponde: Tu non sei mai stato il ragazzo di un tempo. Quindi, che cosa ci fa capire? Allora, a parte che
ci dà la conferma del fatto che Robert comunque appunto è un donnaiolo, cosa che già comunque sapevamo, incline ai piaceri e molto ristretto nel suo ruolo appunto di re e di marito nei confronti di Cersei. E lo vediamo invece a contrasto con Ned. Ned che invece è un uomo tutto di un pezzo, che è molto vicino ai suoi figli, è molto legato a sua moglie e sente molto insomma il peso, cioè non il peso, sente il dovere, ma Ned non lo fa con difficoltà come Robert. Ned è effettivamente un bravissimo leader e un bravissimo lord, quindi non trova difficoltà a seguire i suoi doveri. Cosa interessante perché da un personaggio che comunque ti si apre la storia, col fatto che ha un figlio bastardo, quindi in realtà lui ha i suoi doveri, è già non ha adempiuto esattamente, appunto magari uno può pensare, dice, vabbè però magari era giovane, no? Quindi in gioventù magari ha fatto un errore, no? Comunque si è andata a divertire. Ma invece Robert ci dice che Ned non è mai stato un ragazzo di prima, quindi Ned anche da ragazzo era comunque molto improntato sul dovere, su quello che comunque la sua casa si aspettava da lui. Un touch interessante, a prescindere da poi come va avanti adesso la conversazione, perché ovviamente di John ora parlano, però da parte di George Martin è un... da un punto di vista stilistico, secondo me, è una frase intelligente, perché questa frase qui ti aiuterà nel corso del libro a capire, a intuire che John non è figlio di Ned, perché effettivamente Ned è un personaggio molto retto, molto onesto e che, mantiene sempre la parola data, che è sia una sua grande benedizione ma anche una sua grande condanna, diciamoci la verità. E quindi secondo me questa frase qui in particolare è molto importante, secondo me appunto è proprio una strizzata d'occhio per dire vediamo se dopo i lettori uniranno i tasselli, insomma. Ok, ora qui cominciano a tirare fuori la storia di John e di chi è sta fantomatica madre di John. Quindi Robert dice: "And yet there was the one girl. What was her name? The common girl of yours. Becca? No. She was one of mine, God's lover, black hair and these sweet big eyes. You could drown in them. Yours was Elena? No, you told me once. Was it Meryl? You know the one I mean, your bastard mother. Her name was Willa," Ned replied with cold courtesy. "And I would sooner not speak of her." "Yes, Willa," the king grinned. "She must have been a rare wench if she could make Lord Eddard Stark forget his honor. Even for an hour. You never told me what she looked like." Ned's mouth tightened in anger. "Nor will I. Leave it be. Robert, for the love you say you bear me, I dishonor myself and I dishonor Catelyn in the sight of the gods and men." Ok, allora dunque, quindi qui si parla di questa fantomatica tizia, insomma, questa fantomatica madre di John. Allora, Ned non è che è proprio mai stato specificissimo nel dire chi era questa donna, però a quanto pare a Robert ha giustificato la cosa col fatto che questa donna era in realtà una paesana, che già va in contrasto con quello che per esempio aveva detto anche Catelyn, o che comunque era il rumor che c'era a Grande Inverno, tipo a Shara Dane. Quindi già anche qui ti comincia già a confondere, che dici aspetta, che cosa sta succedendo? E mi spezza perché qui leggendo Robert mi è venuto in mente anche Tion, perché appunto qui Robert fa una lista di tizie, che dice ah, quella, no aspetta, quella era mia, no quella, aspetta, no aspetta, non era quella. E mi spezza perché anche Tion vedremo che appunto è un donnaiolo incredibile, quindi anche lui ogni tanto si trova a fare, no, perché capito, quella è fatta così, cioè io sono andata a letto con un sacco di ragazze e niente, quindi mi ha fatto ridere questo paragone. Comunque, quindi, da quello che Ned ha detto a Robert, da quello che Robert sa, la madre di John si chiama Willa, ma a quanto pare Ned non ha mai detto a Robert che faccia sta Willa. E Ned gli ha detto, e mai lo farò, nel senso non lo voglio fare, e mi piace anche che si appella all'amicizia che loro due hanno, appunto gli dice, cioè
Robert, per favore, per l'amore che tu dici che hai per me, non me lo chiedere, non ne voglio parlare. E qui la frase che mi piace che dice Ned, che è sempre che va a confermare il fatto che secondo me appunto è sempre un altro tassello che ti si subconsciamente ti si aggiunge nello scoprire poi chi è sta madre di John è ho disonorato me stesso e ho disonorato Catelyn davanti agli dèi e agli uomini che se la vediamo appunto dal punto di vista diciamo di Robert appunto è sì vabbè sono andato a letto con un'altra, ero sposato, non lo dovevo fare. Dal punto di vista di Ned, invece, questa frase, a mio parere, risulta ancora più amara. Perché, appunto, noi sappiamo che poi, Ned non è effettivamente il padre di John, e invece lui si è, diciamo, accollato questo anche questa nomea pure, perché comunque ti fai alla fine, poi dopo, cioè il popolo si fa anche un'idea del fatto che lui non è stato fedele a un giuramento che ha fatto, che per Ned è tipo una grandissima onta, perché i giuramenti sono tipo la priorità massima di Ned. Non solo, quindi ho disonorato me non seguendo questo voto, ma ho disonorato anche mia moglie davanti agli dèi e agli uomini. Quindi diciamo che questo il peso che Ned porta nell'aver ovviamente ospitato e cresciuto John come fosse suo, è molto dolce e amaro perché lui vuole un bene dell'anima a John, ovviamente, e lo ha cresciuto come un figlio, come aveva promesso poi a sua sorella. Però dall'altra parte, il portarsi John a casa, nei suoi stessi confronti, è stata, diciamo, una mossa che per la sua immagine o per i suoi valori non gli ha fatto fare poi una grandissima figura. Cioè, nessuno avrebbe mai pensato che Ned Stark sarebbe andato con Atizia e poi avrebbe portato dietro un bastardo. Cioè, comunque, è pesante, secondo me, se tu ti metti dal punto di vista di Ned. E qui invece la cosa che poi succede ora, la cosa di cui parlano con Robert, è bella se la vediamo in contrapposizione con Catelyn. Perché Robert gli dice: Gods have mercy, you scarcely knew Catelyn. I had taken her to wife, she was carrying my child. E questo è un sacco interessante perché Robert dice a Ned: sì, ho capito, Ned, però cioè, stai calmo, nel senso. Mo non tiriamo pure giù gli dèi, nel senso tu Catelyn non la conoscevi, perché vi ricordo che Ned e Catelyn si sono praticamente conosciuti sull'altare. Quindi loro si sono sposati, hanno concluso la pratica e poi lui è partito per la guerra, perché appunto la loro unione è stata soprattutto fatta perché poi doveva iniziare la ribellione di Robert e servivano comunque le truppe, quindi gli Stark hanno mandato avanti l'accordo che le famiglie, quindi che Stark e Tully avevano di far sposare Catelyn con Brandon, dopo che Brandon è morto, Ned ha preso il suo posto. Però appunto Ned non ha mai visto Catelyn, cioè non l'ha mai conosciuta. Il fratello la conosceva di più. E però appunto quando Robert gli dice: ma tu non la conoscevi? Lui dice: io però comunque l'ho sposata e lei stava pure aspettando mio figlio. Cosa che invece va in contrapposizione, per esempio, con il pensiero di Catelyn, perché, come ho detto in questo capitolo qui, Catelyn, quando pensa al tradimento di Ned, non è tanto puntata sul fatto che dice: ah no, perché lui mi ha tradita con un'altra, no, perché lei invece dice. Onestamente, che lui all'epoca mi abbia tradito non me ne frega niente perché non ci conoscevamo. Quindi è interessante il fatto che la vedano in due modi totalmente diversi, cioè ci fa vedere molto bene appunto quanto Ned sia fedele ai giuramenti e alle promesse che fa. Un tema importantissimo per Ned e per il suo personaggio, cosa che invece appunto Catelyn invece ha diverso perché lei per esempio dice tu. Lei che incarna secondo me perfettamente le parole famiglia, dovere, onore, il fatto che ancora lei non conosceva Ned, quindi non fa parte della mia famiglia, quello che fa mi frega relativamente. Quando è che però giustamente poi si incavola è quando, come ho detto nel video precedente, appunto è tutta la questione di Rob. Che è entrato a Grande Inverno erede quando già c'era un altro figlio maschio della stessa età dentro che Ned proclama come figlio. Il fatto che appunto tutti sanno che
Ned ha questo figlio, ma non che abbia il figlio perché a Catelyn non frega nulla, ma più che altro che lo fa crescere insieme ai suoi come se fosse legittimo, e questa è la cosa che a Catelyn dà più fastidio. Ma la cosa che dà ancora più fastidio a Catelyn è non capire, non sapere chi cazzarola è sta donna con cui Ned è andato, perché se tu non ne parli, marito, vuol dire che tu ancora ci tieni, nonostante adesso tu dici di amare me. Ma quindi nel tuo cuore, in realtà, se tu ancora non ti apri con me riguardo a chi era questa donna, evidentemente tu ancora nel tuo cuore ami lei, non ami me. E questa è la cosa che incattivisce ancora di più Catelyn. Quindi nell'altro video l'ho spiegato molto più dettagliatamente. Secondo me era interessante sottolineare questa visione differente del matrimonio, proprio dell'inizio del matrimonio tra Catelyn e Ned. Ok, a questo punto Robert decide, che dice, va bene, se tu non ne vuoi parlare di chi è questa, io non ti costringerò a farlo. Però dice, certo, che questa mi piace un sacco, perché gli dice, certo che però a volte sei così chiuso, no? Che sei così chiuso, che il tuo sigillo dovrebbe essere un riccio e non un direwolf, che mi ha fatto ridere perché effettivamente ci sta, anche perché poi Ned è tutto timidino, cioè si pensa appunto, lui mi pare lo chiamano The Quiet Wolf, almeno nei racconti, no? Ed è carino perché il riccio comunque mi dà sempre un senso di timidezza, quindi in realtà il riccio ci sta bene su Ned. Okay. The rising sun set fingers of light through the pale white mist of dawn. A wide plain spread out beneath them, bare and brown. Its flatness here and there relieved by long low hammocks. Ned pointed them out to the king, the borough of the first man. Robert frowned. Have we ridden into a graveyard? There are boroughs everywhere in the north, your grace, Ned told him. This land is old. And cold, Robert grumbled, pulling his cloak more tightly around himself. Allora arrivano a queste borrow of the first man, che io non so la traduzione, quindi ovviamente come sempre se la sapete, se volete fatemela sapere. E però appunto è una terra desolata, insomma il nord è comunque una terra più brulla sicuramente del sud. E infatti Robert gli dice, vabbè, siamo in un cimitero praticamente perché non c'è niente. E mi piace un sacco che appunto Ned gli risponde, che dice, ci sono questi tipi di terre, insomma, dovunque nel nord. Il nord è un paese antico ed è bello perché appunto il nord è un altro di quei paesi, come per esempio Valyria, che ha un sacco di mitologia dietro, un sacco di storia interessante che ancora deve essere poi scoperta bene. Quindi questo senso di leggenda, quando uno dice appunto una terra antica, mi risveglia in me appunto un senso di leggenda. Però ora Robert ci farà sapere perché effettivamente è andato a chiamare Ned di mattina presto per fare un giro. Non era per fare un giro, ma perché dovevano parlare. E di che? There are riders in the night from Lord Varys. In King's Landing, here, the king pulled a paper from his belt and handed it to Ned. Varys, the eunuch, was the king's master of whispers. He served Robert now as he had once served Aerys Targaryen. Ned unrolled the paper with trepidation, thinking of Lysa and her terrible accusation. But the message did not concern Lady Arryn. Allora, che cosa succede? Che appunto Robert ci dice perché ha voluto chiamare Ned la mattina per parlare. Qual è il punto? È che è arrivato un messaggio da Varys. La prima volta che sentiamo parlare di Varys, uno dei personaggi che personalmente mi affascina di più di tutta la serie, mi lascia con un sacco di domande e questo mi fa chiedere di più. Varys è, Ned ci spiega, il Master of Whispers, quindi diciamo è il tizio, che sicuramente mi direte com'è sicuramente mi direte com'è tradotto, e per favore fatelo, ma comunque è il tizio che si occupa delle spie. Quindi Varys è colui che appunto piazza spie di modo da poter sapere informazioni per poi
dirle al re. Infatti, Varys fa anche parte, in quanto Maester of Whispers, del concilio ristretto. Quando arriva questa lettera, ovviamente, il povero Ned si, diciamo, stringe le chiappette. Perché? Perché lui pensa subito al messaggio che è arrivato da parte di Lysa, sempre in questo capitolo qui. E subito dice: figurati se magari Varys non l'ha cioccata e quindi, oddio, mo mi ha portato qua perché sa che io sto accusando sua moglie di qualcosa. Ma invece non si tratta di Lysa, quindi Ned si può rilassare. Do you remember Ser Jorah Mormont? Chi se lo scorda quello? Would that I might forget him? Vedi, io e Ned una persona sola. The Mormont of the Bear Island were an old house, proud and honorable, but their lands were cold and distant and poor. Ser Jorah had tried to swell the family coffers by selling some poachers to a Tiroshi slave. As the Mormont were bannermen to the Starks, his crime had dishonored the North. He had made the long journey west to Bear Island, only to find, when he arrived, that Jorah had taken ship beyond the reach of ice and the King's justice. 5 years had passed since then. Allora, qui appunto ci viene detto che è un messaggio da Jorah Mormont. Quindi noi, che lo scorso capitolo siamo stati con Daenerys, già ci fa accendere il campanello d'allarme, perché dici: scusami, ma come? Lui non stava sempre appresso a Daenerys? Che cazzo la sta succedendo? Perché fa la spia per questo tizio che noi non sappiamo? Ma la cosa su cui Ned al momento, ora, prima di tutto, si focalizza, ovviamente, è farci sapere, perché noi ancora non lo sappiamo, la storia di Jorah e delle Bear Island. Allora, Jorah viene da questa ridente cittadina, non è vero, viene da questa brulla terra in realtà, che si trova molto 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 a nord. Le Bear Island si trovano, praticamente sono le isole più vicine alla barriera. Come tale è una terra comunque con, diciamo, poco cibo, poche materie prime. Quindi, per quanto siano lord e per quanto i Mormont siano una casa molto onorevole, molto forte, molto orgogliosa soprattutto, in realtà comunque è una casa abbastanza povera, ma perché la terra è povera. Allora, che cosa dice Ned? Riuscire a raccimolare qualche soldo in più, che cosa ha fatto Jorah? È andato a fare la tratta degli schiavi con un mercante di Kirosh. La tratta degli schiavi a Westeros è illegale, ma è anche una pratica ovviamente immorale. Quindi questa cosa che Jorah ha fatto porta disonore non solo alla sua casata, che effettivamente poi, povero Mormont, che cavolo ha messo al mondo, ma è anche un'onta comunque per il Nord stesso. E Ned la vive proprio come un grande disonore, giustamente. È andato poi alle Bear Island per portare la giustizia del re. Ma quando è arrivato alle Bear Island, Jorah, che appunto, ripeto per sempre, sempre il mio disdegno per quest'uomo, invece che accettare, insomma, il suo destino dopo aver fatto la cazzata, che cosa fa lui? Lui è scappato molto prima che Ned potesse arrivare. E mi piace un sacco qui la frase che usa Ned, che è: He had taken ship beyond the reach of ice. Allora, praticamente è scappato lontano. Tanto che Ghiaccio, che è la spada di Ned, non poteva raggiungerlo. Perché appunto ricordiamo che Ned, quando porta la giustizia del re, quindi quando giustizia appunto, può essere un disertore o qualcuno che appunto non ha qualcuno che ha commesso un crimine. Lui usa la sua spada ice, la sua spada ghiaccio, quindi questa frase mi è piaciuta tantissimo. Ma comunque, ancora è la terza volta dove vediamo quanto Ned sia poi legato all'onore, giuramenti e quant'altro, quanto sia una persona molto molto morale. E invece Jorah no, questo è il mio odio per Jorah. Comunque, Jorah invece si è dato alla grande.
E dalla sua fuga sono passati 5 anni. Ok, quindi Robert informa Ned che ora Jorah si trova a Pentos e che è ansioso di ricevere un perdono reale, così che può ritornare dal suo esilio, povero caro, capito? Perché, cioè, che fai? Dai, non gli dai un bel premio dopo sta cosa. E siccome lui ha questo scopo qui, Robert ci dice: Lord Varys make good use of him. Quindi dice Lord Varys lo sta usando bene, insomma, vista questa sua, questo suo desiderio. E Ned dice: The slaver had become a spy, Ned said with a distaste. He handed the letter back. I would rather be a corpse. Varys tell me the spies are more useful than corpses, Robert said. Bellissima anche questa cosa qui, perché appunto. E torno perché mi sono accorta che ho sbagliato a tradurre. Allora, qui Ned dice che preferirebbe vedere Jorah morto rispetto a vederlo fare la spia, nel senso, quello che vuole dire Ned è per lo schifo che ha fatto, per appunto il disonore che comunque ha portato, dovrebbe essere morto, questo sta dicendo. E Robert gli risponde, però Varys dice che le spie sono molto più utili dei morti, dei corpi. Sempre per andarvi a sottolineare, e lui lo, George Martin lo scrive apposta, per andarci a sottolineare proprio questo grande senso di onore, del dovere di Ned, che penso mai come in questo capitolo ci sta venendo sottolineato. Jorah aside, what do you make of his report? Daenerys Targaryen has wed some Dothraki horse lord. What of it? Shall we send her a wedding gift? The king frowned. A knife, perhaps. A good sharp one. And a bold man to wield it. Ned did not feign surprise. Robert's hatred of the Targaryen was a madness in him. Quindi, appunto, che cosa dice questo report di Jorah? Che Daenerys si è appena sposata con Khal Drogo. Al che Ned praticamente gli dice, e quindi? Cioè, e a noi che ci frega? E è bello perché qui, insomma, c'è anche un po' quella sorta di sassiness che hanno gli Stark, che ce l'hanno tutti. Quando dice che dobbiamo fare, le dobbiamo dare un regalo adesso che si è sposata, non ho capito. E Robert gli risponde, magari un coltello, no? Così uno bello affilato e qualcuno che sia disposto ad utilizzarlo. Quindi qui vediamo, e Ned ce lo fa notare, che Robert è accecatissimo dall'odio per i Targaryen. Infatti Ned lo... questo suo odio dice che è anche quasi una sorta di follia da parte di Robert, cioè proprio lo fa diventare matto, li odia profondamente. He remembered the angry words they had exchanged when Tywin Lannister had presented Robert with the corpse of Rhaegar's wife and children as a token of fealty. Ned had named that murder, Robert called it war. When he had protested that the young prince and princess were no more than babies, his new made king replied, I see no babes, only dragon's paw. Not even John Arryn had been able to calm the storm. Eddard Stark had ridden out the very day in a cold rage, to fight the last battles of the war alone in the south. He had taken another death to reconcile them, Lyanna's death. Ok, quindi qui Ned ci racconta del grande crimine che Tywin Lannister, di cui Tywin Lannister si macchiò alla fine della guerra, insomma, o almeno quando presero King's Landing. Cosa fece Tywin Lannister? Lui era alleato con i Lannister dei Targaryen, ma Tywin si è rivoltato contro il suo stesso re, quindi mentre Jaime è andato a uccidere il suddetto re, Tywin ha mandato alcuni suoi uomini, tra cui la montagna, da Elia e dai bambini, ossia Aegon e Rhaenys. Sono stati uccisi tutti e tre. Quindi appunto è stata uccisa la bambina, è stato ucciso il bambino, è stata uccisa pure la moglie di Rhaegar, Elia. E quando Ned ha visto questa cosa, perché appunto Tywin si è presentato con questi corpi come non lo so se gli avesse portato, non so, la torta del compleanno, e Ned è rimasto totalmente sconvolto da questa azione, nel senso,
come ti viene in mente da andare su a prendere i bambini e una donna e farli fuori, poi in un modo terribile. Quindi Ned dice, lui l'ha chiamato omicidio, che è quello che è, io sono con Ned, mentre Robert l'ha chiamato guerra. Robert è totalmente fuori di sé con i Targaryen, ovviamente acceso da il rapimento o la fuga di Lyanna con Rhaegar. Ora, Robert pensa che Rhaegar l'abbia rapita e pensa anche appunto che l'abbia violentata. Per questo lui ha questa rabbia in corpo per i Targaryen che proprio non rende l'idea. E quando appunto Ned dice, cioè questo è omicidio, lui dice no, questa è guerra. Che è portato sicuramente da una parte di rabbia assoluta, appunto questa rabbia cieca, dall'altra parte è giudicabile, ma capisco perché guerra, perché c'era un bambino maschio. Il bambino maschio è sempre un grande problema se uno vuole andare a reclamare il trono di un'altra famiglia. Quindi se questa famiglia ha un figlio maschio, è molto più difficile andare a reclamare il trono perché chi è fedele vedrà in questo figlio maschio il legittimo erede, quindi tu come fai a conquistare il trono? Ma sicuramente più che cosa politica, qui Robert ce l'aveva molto di più, in senso passionale del termine. Al che Ned e Robert hanno cominciato a litigare tra di loro perché appunto nessuno dei due andava indietro su questo avvenimento. E appunto Ned si concentra sul fatto e dice: sì, ma sono bambini, cioè nel senso poi fa sta fine a dei ragazzini. E invece Robert, appunto, sempre per quest'odio dei Targaryen, dice: io vedo soltanto appunto draghi, insomma, quindi non me ne frega niente. Per lui tutti i Targaryen dovrebbero morire, essere estinti, non gli frega età, sesso o intenzione. Neanche era talmente incazzato Robert che neanche Jon Arryn era riuscito a calmarlo. Sì, è bella questa frase qui perché dice: Not even Jon Arryn had been able to calm the storm. Che è bello perché ti fa capire bene la rabbia di Robert, che è la rabbia Baratheon. I Baratheon, infatti, vengono dalle Terre della Tempesta e come le loro terre sono, appunto, hanno questa forza dirompente che Robert esprime molto quando combatte o quando è arrabbiato. Dopodiché, visto che nessuno riusciva a calmare nessuno, Ned ha preso i suoi uomini e ha continuato a marciare per il sud per andare a finire, insomma, a combattere le ultime battaglie. Battaglie che lo porteranno poi alla Tower of Joy, dove rincontrerà Lyanna e dove vedrà dove Lyanna morirà. Infatti dice Ned che l'unico motivo per cui poi lui e Robert fecero pace fu proprio il fatto che era morta Lyanna, quindi il dolore di questa perdita li ha riuniti un'altra volta. This time Ned resolved to keep his temper. Your Grace, the girl is scarcely more than a child. You are not Tywin Lannister to slaughter innocents. It was said that Rhaegar's little girl had cried as they dragged her from beneath the bed to face the sword. The boy had been no more than a baby in arms, yet Lord Tywin's soldiers had torn him from his mother's breast and dashed his head against a wall. Ci racconta Ned di come sono appunto morti questi bambini. Rhaenys è stata trascinata fuori da sotto il letto, insomma, e l'hanno uccisa con la spada. Invece Aegon, che era ancora un neonato praticamente, l'hanno preso e l'hanno date avanti se siete sensibili, in proprio 10 secondi, l'hanno buttato verso il muro, cioè l'hanno scaraventato al muro. Morte orrenda, grazie a Dio ora non ci parla di Elia, ma perché ci parla delle morti di questi bambini? Perché Ned cerca, memore di come era andata la scorsa conversazione quando si erano appiccicati, praticamente dice. L'ha presa un pochino più con tranquillità e dice: però tu non sei come Tywin Lannister che vai ad uccidere dei bambini innocenti. Dove si sta appellando? Al senso di onore e di morale del suo amico Robert, perché se
Ned è amico di Robert, un motivo c'è. Vuol dire che Robert determinati atteggiamenti, determinate scelte non le farebbe. Scelte che invece Tywin farebbe, quindi lui e ha fatto. Quindi lui si appella al fatto che dici tu, che dice tu Robert, io lo so perfettamente che non è che prenderesti un bambino e lo faresti fuori, in quanto bambino, insomma, non sei come Tywin Lannister, quindi si appella al senso di morale che lui sa che Robert possiede, quindi anche questo a noi ci deve anche fare un po' un po' ci comincia a delineare anche le caratteristiche di Robert, che infatti come gli risponde, non è che risponde no, certo che lo farei, gliela butta più sulla politica, quindi il punto dove io voglio arrivare, dice lui, è che sì, ok, magari il bambino io non gli farei, cioè la bambina in sé io non gli farei niente, però sta bambina mo si è sposata e tra poco sta ragazza che diventerà ragazza comincerà a sfornare eredi, quindi a sfornare altri Targaryen, e Robert dice io altri Targaryen non li voglio. Okay. Nonetheless, Ned said, the murder of children, it would be vile, unspeakable. Unspeakable, the king roared. What Aerys did to your brother Brandon was unspeakable. The way your lord father died was unspeakable. And Rhaegar, how many times do you think he raped your sister? How many hundreds of times? The voice had grown so loud that his horse whined nervously beneath him. Questa cosa io la sottoscrivo, nel senso... quando appunto... perché Ned adesso gli dice, però uccidere un bambino... che ha ragione, uccidere un bambino è comunque una cosa unspeakable, al che Robert gli risponde, unspeakable, cioè quello che Aerys ha fatto a tuo fratello Brandon è unspeakable, cioè farlo praticamente autostrozzare mentre cercava di salvare suo padre, quello che Aerys ha fatto a Rickard Stark è unspeakable, cioè dargli fuoco con l'alto fuoco. E Rhaegar, dice Robert, quante volte pensi che abbia violentato tua sorella? Centinaia? Capisco io da un certo punto di vista la rabbia di Robert, non che giustifico il fatto che vuole uccidere Daenerys o che giustifichi appunto l'assassinio di Rhaenys e di Aegon, però effettivamente Aerys Targaryen, quello che ha fatto è stato terribile ed è questo il motivo per cui poi la guerra è iniziata. Non finirò mai di ripeterlo, la guerra non è iniziata per Lyanna, e farò un video sulla ribellione di Robert, non è iniziata per Lyanna, come ci dicono nella serie, che la Robert Rebellion è fondata su una bugia. No, la Robert Rebellion non è fondata su una bugia, la Robert Rebellion è fondata perché è successo veramente che Aerys ha dato fuoco a un cristiano e che ha fatto strozzare da solo il figlio, l'erede de sto lord. Quindi, nel senso, e non solo, perché un'altra cosa che ha fatto è stato uccidere tutti i compagni di Brandon che era sceso per andare a cercare la sorella. E tra questi c'era anche l'erede di Jon Arryn. Jon Arryn aveva questo nipote che sarebbe stato l'erede della valle di Arryn. Molto bene, abbiamo fatto fuori pure lui. Chi non si deve incazzare? Dov'è la bugia? Io ancora non la vedo, la sto cercando. Anche perché io, Rhaegal e Lyanna siano effettivamente innamorati, ancora la certezza non ce l'ho. Quindi io capisco il pensiero, cioè la rabbia che muove Robert, cioè lo capisco perfettamente, perché gli atti che sono stati fatti da parte di Aerys Targaryen nei confronti degli Stark, degli Arryn, sono atti gravissimi, e per quanto ne sa Robert... Il fatto che Rhaegar ha rapito Lyanna e l'ha rapita per facché, secondo voi, perché ovviamente uno, cioè questo dice Robert, dice cioè se uno rapisce una ragazza che ce sta a fa, nel senso, quindi è chiara, cioè la rabbia ci sta, non giustifica ovviamente il dici l'assassinio, ma capisco perché dici io, il pensiero che altre persone con questa indole, cioè camminino per il mondo, a me non mi piace, non lo voglio, voglio che questi spariscano, voglio mettere una fine ai Targaryen, politica o non politica. E infatti dice, I will kill every Targaryen I can get my hands on until they are as dead as their dragons, and then I will piss on their graves.
Ned knew better than to defy him when the wrath was on him. If the years had not quenched Robert's thirst for revenge, no words of his would help. Ok, quindi appunto Robert ci dice proprio quello che stavo dicendo io, nel senso lui vuole far fuori tutti i Targaryen esistenti, vuole che si estinguano come si sono estinti i draghi. E Ned dice, se sapeva meglio che mettersi contro di lui, diciamo, a discutere, perché se tutti questi anni, ne sono passati 14, ancora non hanno placato la rabbia e la sete di vendetta che Robert ha, sicuramente le parole di Ned non è che avrebbero cambiato la situazione, quindi niente. Allora Ned gliela butta in un altro modo e dice, però tu a Daenerys non ci puoi arrivare adesso. E Robert lo sa bene, infatti fa anche una faccia che cioè, di fastidio, no? E dice no, infatti, porca miseria, anche perché qual è il problema vero? È che adesso c'è un mercante, che è Illyrio, che sta nascondendo, praticamente c'è cioè, dentro alla sua, cioè li protegge dentro alla sua maestosa villa, sia Daenerys che il fratello, okay? E non solo prima erano appunto chiusi dentro a sto castello con un sacco di guardie, ma adesso l'hanno pure data a lei e ai Dothraki, quindi è difficile andarla a prendere. I should have had them both killed years ago, when it was easy to get at them, but John was as bad as you, more fool I listened to him. Che cosa vuol dire? Che quando Robert aveva mandato Stannis a prendere a Dragonstone Rella e Viserys, Rella era incinta al momento, Stannis però arriva quando già Viserys era scappato insieme alla madre, però non ha fermato la, diciamo, Robert avrebbe voluto mandare qualcuno a fare fuori comunque Viserys e poi anche Daenerys che poi era nata, ma chi l'ha fermato? L'ha fermato Jon Arryn, che appunto siccome siamo tutti amici, siccome Jon Arryn, Ned e Robert sono un trio, sono animati dagli stessi comunque principi, quindi anche Jon Arryn, come sta facendo anche Ned, si è appellato appunto al fatto di non uccidere dei bambini che sono innocenti, non c'entrano una mazza effettivamente, e quindi Robert si è fermato. Ovviamente adesso questa scelta la mette in discussione proprio per il fatto che questi bambini sono cresciuti e che effettivamente possono diventare una minaccia. This Khal Drogo is said to have 100 times men in his herd. What would John say to that? He would say that even 1,000,000 Dothraki are not threat to the realm, so long as they remained on the other side of the Narrow Sea. Ned replied calmly. The barbarians have no ships. They hate and fear the open sea. The king shifted uncomfortably on his saddle. Perhaps there are ships to be had in the free city, though. I tell you, Ned, I do not like this marriage. There are still those in the Seven Kingdoms who call me the usurper. Do you forget how many houses fought for Targaryens in the war? They bide their time for now, but give them half a chance, they will murder me in my bed, and my son with me. If the beggar king crosses with the Dothraki horde at his back, the traitor will join him. He will not cross, Ned promised, and if by some mischance he does, we will throw him back into the sea, once you choose a new warden of the east. Allora, ora Robert è preoccupato perché appunto questo matrimonio di Daenerys con Khal Drogo porta ovviamente a Daenerys e a Viserys il supporto di un'armata non solo enorme, perché è enorme, ma anche potente, cioè i Dothraki sono molto forti. Ma Ned cerca di calmare, cioè nel senso Ned parla in modo calmo anche perché Robert piano piano si sta calmando, però gli dice comunque, cioè non sono un problema per noi per adesso, cioè finché loro non passano il mare stretto, non vengono qui a Westeros, stanno in un altro continente, che cazzo ce ne frega. E anche perché, dice, i Dothraki hanno paura del mare aperto, cioè lo temono proprio e lo odiano anche.
Però Robert non è convinto perché dice comunque nelle Free Cities ci sono, sai, mercanti che magari ti danno delle navi e se questi tornano è un grande problema. Infatti Robert dice non mi piace a me la storia di questo matrimonio, c'è qualcosa che non va. E dice già ci sono tanti, no, ci sono già ancora alcuni nei sette regni che mi chiamano l'usurpatore. E quindi dice: se ti ricordi quanti di questi erano alleati dei Targaryen? Se un Targaryen torna, cioè questi fanno il voltabandiera, ovviamente. Soprattutto dice: se poi c'è un'orda di Dothraki appresso a loro, cioè anche per paura tu fai cambio per sopravvivere, insomma. Ma Ned gli promette: dice, loro non passeranno. E se in tante volte dovessero passare, riprendiamo Viserys e lo buttiamo a mare. Le immagini di Viserys a mare mi piace molto. Un problema vero, che comunque politicamente esiste, è il fatto che Viserys è l'erede dei Targaryen, è l'unico maschio sopravvissuto Targaryen. C'è anche Daenerys, ma diciamo che Daenerys è più una minaccia in caso faccia figli al momento. Viserys ovviamente rimane la minaccia, perché se si presenta sto tizietto con un sacco di guerrieri forti, è difficile che i sette regni rimarranno uniti perché appunto storicamente Aegon Targaryen ha fatto la conquista, quindi è stato lui a creare i sette regni. Ora, tramite questa cosa qui, ovviamente i Targaryen hanno, come si dice, hanno regnato per tanti anni. E quando arriva un'altra persona che tramite una guerra leva di culo il re precedente e viene messo come re, ovviamente non è che tutti saranno d'accordo a questo cambio, cioè perché come tutto c'è chi sicuramente si trovava bene sotto i Targaryen, c'era chi si trovava male sotto i Targaryen, c'è chi magari non ha mai subito perdite o è sempre stato trattato bene, c'è chi invece gli hanno dato fuoco al padre. Quindi è chiaro che diciamo Aerys in quanto re era abbastanza divisivo, essendo un pazzo furioso. Quindi, quando loro sono arrivati, che hanno fatto questa rivolta, Robert prende il posto di Aerys e dei Targaryen con lui. È chiaro che non è detto che tutte le famiglie siano d'accordo con questo cambio. E anche se ora fossero d'accordo, perché ci può stare che magari ti trovi anche meglio sotto il regno di Robert. Però, quando tu poi trovi una minaccia così grossa di appunto questo esercito straniero che tu manco conosci, e il pensiero che ti arriva questo tizio con tutta storda di gente appresso, che poi chiamano i barbarians, quindi comunque proprio gente che tu, cioè che manco combatte come tu conosci, cioè sono imprevedibili, arriva e magari si appella dicendo: ma tu eri un, cioè tu e la tua famiglia eravate comunque fedeli a mio padre, ora che fai, non sei fedele a me? È chiaro che alla prospettiva che qualcuno ti possa, cioè che quest'orda di gente ti possa asfaltare, non tutti sono Ned Stark che rimarrebbero fedeli al suo re, altri si girerebbero e appunto, siccome non tutti sono Lord Stark, probabilmente la maggior parte si girerebbe, vero? Tywin. Tywin è un po' come l'Italia nelle guerre, che gira come gli conviene. E qui si apre un altro grande tema, diciamo, un altro grande argomento di questo capitolo, ossia il Warden of the East. Infatti c'è Ned che dice, usa la scusa che stanno a parlare dei Dothraki per ritornare sulla questione di chi sarà sto Warden of the East. Ora, qual era il punto? Nello scorso capitolo di Ned abbiamo visto che mentre parlava con Robert, Robert non vuole dare il titolo di protettore dell'Est a Robert Arryn, ossia Robin Arryn, il figlio di Jon Arryn e di Lysa Tully la pazza. E perché non vuole farlo? Perché Robin crescerà senza il padre, con una pazza come madre, cioè nel senso che Lysa non è che ci sta proprio tutta, cioè comunque abbastanza strana. E Robin inoltre è anche molto cagionevole, cioè rispetto a suo padre che era tipo un dio, che ancora, non lo so, alla veneranda età di quanti anni aveva, ancora lui giostrava e vinceva pure, per dire. Invece Robin è malaticcio, è secchetto,
Cioè, non è proprio che Robert si sente di dare questo peso importante per il reame a sto ragazzino che non ha neanche nessuno capace che lo possa istruire. Oltre a quello, anche si appella pure al fatto che questo bambino è piccolo, quindi anche l'età non aiuta alla causa di Robin. Ned, che comunque prima diceva nell'altro capitolo, appunto, aveva detto: ma tu non puoi far cambiare, cioè non puoi togliere agli Arryn il titolo di protettore dell'est, sono sempre stati loro. Ma adesso, ok, ti faccio il passo avanti per vedere la tua visione delle cose. Quindi, se noi togliamo Robin Arryn di default, no? Allora Ned gli dice: perché non nominare uno dei tuoi fratelli? Tipo Stannis. Stannis prove himself at the siege of Storm Sand, Shirley. Quindi Ned gli dice, appunto, perché non diamo questa cosa a Stannis? Cioè, Stannis è stato bravissimo durante la ribellione di Robert a Keep Siege, a non far invadere Storm Sand, quindi Capotempesta, sotto attacco di un sacco di gente. Quindi, insomma, Stannis è bravissimo. Infatti, Stannis è uno dei più grandi strateghi che ci sta a Westeros al momento, quindi in realtà questa è pure un'ottima idea. Ma possiamo vedere che the king frowned and said nothing. He looked uncomfortable. Quindi il re, se stava lì, non dice niente, però la faccia sembra, cioè, che è uncomfortable, cioè non è proprio a suo agio. E questo fa pensare Ned, che infatti dice: that is, Ned finished quietly watching, unless you have already promised the honor to another. For a moment, Robert had the grace to look startled. Just as quickly, the look became annoyance. What if I have? It's Jaime Lannister, is he not? Allora, cosa succede? Che quando appunto lui propone Stannis un'idea geniale, perché lo teniamo a Roccia del Drago? Facciamogli fare qualcosa di utile con la prospettiva che c'è Storda dei Dothraki che vuole arrivare dall'est. Mettiamoci Stannis, che è capace. Ma il comportamento di Robert fa pensare Ned, che lo vede troppo strano, e quindi gli fa: ma tu non è che stai a fare così, cioè reagisci in questo modo, perché tu hai già promesso questo ruolo a qualcun altro? Robert prima tipo lo guarda come per dire: minchia, m'ha scoperto. Dopodiché cambia la faccia come per dire: vabbè, allora. E Ned subito ha capito a chi vuole dare questo compito, ossia Jaime Lannister. Ora qui tutti ci possiamo chiedere: ma scusami, ma Jaime Lannister non fa parte delle Kingsguard e per questo non può avere terre? Sì, in realtà sarebbe così, nel senso la Kingsguard è molto simile ai Guardiani della Notte, per farvi capire, come tipo di giuramento, quindi non hanno moglie, non hanno terre e stanno lì per difendere il re e il suo reame. Sono solo sette e ok. Perché Jaime potrebbe diventare il Warden of the East? Ma perché Jaime è il figlio di Tywin e Tywin si gira le cose come vuole lui, ma non solo, perché dobbiamo capire che Tywin odia il fatto che il suo figlio prediletto, perché tra i tre Jaime è il figlio prediletto, ma perché appunto è bello, è bravissimo, è un talento e quindi lui punta molto su Jaime. Il pensiero che Jaime è andato a fare la Kingsguard, a Tywin non ci dorme de notte, Tywin odia questa cosa e lui probabilmente è pure convinto che riuscirà a far cambiare idea a Jaime dallo stare nella Kingsguard e fargli fare il Lord come vuole lui. Qual è però il problema che Ned dice, ovviamente? An able and courageous man, no doubt. He said carefully, but his father is Warden of the West, Robert. In time, Ser Jaime will succeed to the honor. No man should hold both East and West. Quindi, cioè, la cosa che preme più di tutti è il fatto che, ok, se noi diamo a Jaime l'Est, no? E facciamo rimanere Tywin come protettore dell'Ovest, gli equilibri nei sette regni si sfaldano perché abbiamo due regni sotto i Lannister.
E non possiamo fare che i Lannister abbiano potere sia da est a west, soprattutto poi considerando che la regina è pure Lannister, cioè gli stiamo a dare troppo potere. Consideriamo pure che se poi a Jaime gli dai l'est, vuol dire che lui poi può ereditare terre, vuol dire che Jaime potrà ereditare anche tutto Casterly Rock, quindi a un certo punto Jaime diventa il re praticamente del centro dei sette regni, cioè è troppo potere da dare ai Lannister. Ragazzi, volevo aggiungere una cosa riguardo a questo discorso di Jaime che rompe le tradizioni per uscire dalla Kingsguard. Il punto è anche che i Lannister si sentono, e questo si vede in parecchi dei loro capitoli, si sentono talmente fighi anche rispetto a tutti gli altri, che si sentono anche in grado di poter appunto cambiare tradizioni a loro piacimento, semplicemente perché in quanto Lannister, in quanto meglio del mondo, allora lo posso fare. Your Grace, may I speak frankly? I seem unable to stop you, Robert Grumbled. They rode through tall brown grasses. Can you trust Jaime Lannister? He's my wife's twin, a sworn brother of the Kingsguard, his life and fortune and honor all bound to me. As they were bound to Aerys Targaryen, Ned pointed out. Why should I mistrust him? He has done everything I have ever asked of him. His sword helped me win the throne I sit on. His sword helped taint the throne you sit on, Ned thought. But he did not permit the words to pass his lips. Quindi, che cosa dice? Ned gli fa: posso parlare francamente, Vostra Maestà? E Vostra Maestà risponde: tanto non te posso fermare, quindi vai, dimmi tutto. Allora Ned gli chiede: ma tu ti puoi fidare di Jaime Lannister? E Robert gli risponde: cacchio, non so, è il gemello di mia moglie, è un membro della Kingsguard, praticamente tutto il suo onore e la sua gloria la deve a me, certo, nel senso che problema c'è, anche perché Jaime mi ha aiutato, e lui dice aiutato, a vincere il trono dove siedo, dove invece Ned dice: no, cioè no, dice, pensa, perché non lo dice mai, dice no, lui praticamente ti ha aiutato a prendere, cioè lui ha, letterale sarebbe, la sua spada ha aiutato a tingere il trono dove tu siedi, che vorrebbe dire, siccome Jaime ha ucciso Aerys, il sangue di Aerys, per dirvi, è come un'immagine appunto che lui non ha aiutato a vincere il trono, lui ha ucciso Aerys e poi dopo hanno potuto prendere il trono. Questo è il discorso che fa Ned. He swore a vow to protect his king's life with his own. Then he opened the king's throat with a sword. Heaven else, someone had to kill Aerys, Robert said, reining his mount to a sudden halt beside an ancient barrow. If Jaime hadn't done it, he would have been left for you or me. We were not sworn brother of the Kingsguard, Ned said. E qui ritorna l'alta morale e l'alto onore che ha Ned, perché dice: ok, sì, tutto bello, tutto vero, lui ti avrà pure aiutato, però Jaime, non ci scordiamo che era una Kingsguard anche di Aerys. Quindi, il che vuol dire che Jaime aveva fatto un giuramento nei confronti di Aerys dove l'avrebbe protetto con la sua stessa vita. E invece la vita gliel'ha tolta proprio lui a Aerys, aprendogli la gola. E Robert fa: sì, ho capito, però Ned t'accolli, nel senso, qualcuno doveva ammazzare Aerys, cioè se non fosse stato lui, sarebbe stata una cosa che avrei dovuto fare io, che avresti dovuto fare tu. Ma Ned prontamente gli risponde: ma io e te non siamo Kingsguard, cioè nel senso, lui non si può ribellare al re, perché ha giurato di proteggerlo, cioè era il suo lavoro, era il suo voto. Io mi sono ribellato, io certo che ti vengo a uccidere, devo, ma tu no, cioè tu eri cioè eri proprio una sua guardia, cioè dal punto di vista di Ned è che merda sei, capito? E poi Ned va avanti: Do you remember the trident, Your Grace? I won my crown there. How should I forget it? You took a wound from Rhaegar, Ned reminded him. So, when the Targaryen's host broke and ran, you gave the pursuit into my hands.
The remnants of Rhaegar's army fled back to King's Landing. We followed. Aerys was in the king in the Red Keep, with several thousands loyalties. I expected to find the gates closed to us. Robert gave an impatient shake of his head. Instead, you found that our men had already taken the city. What of it? Not our men, Ned said patiently. Lannister's men. The Lion of Lannister flew over the rampants, not the Crown Stag. And they had taken the city by treachery. Cosa dice Ned? Fa, ma tu te lo ricordi il tridente, Your Grace? E Robert dice, beh, che faccio, non me lo ricordo, lì ho vinto la mia corona, quindi certo che me lo ricordo. E invece Ned gli dice, tu però lì ti sei pure ferito, cioè Rhaegar ti aveva ferito, e che cosa avevi fatto? Mi hai dato a me il compito di continuare ad andare verso sud per inseguire l'esercito di Rhaegar che stava tornando a King's Landing. Ma quando io sono tornata a King's Landing, pensavo che avrei trovato le porte chiuse di King's Landing, e invece no, erano aperte. E Robert fa, sì, o so, invece tu hai trovato che la città era già stata presa dai nostri uomini. E Ned risponde, no, dai nostri uomini, dagli uomini di Lannister. Quando io sono entrato per la città, non c'era il Crowned Stag, quindi il cervo incoronato tuo, che hai vinto la corona, decorare le belle strade di King's Landing. No, c'era il leone ruggente dei Lannister. Appunto, ma qual è il fatto? Aerys in questo momento si trova con le pezze al culo, perché è rimasto praticamente da solo, sta perdendo la guerra ed è chiuso dentro la Red Keep. Cosa succede? Che in quel momento lì il suo primo cavaliere di Aerys era nessun altro che Tywin Lannister. Tywin Lannister è marciato da West, da casa sua, da Casterly Rock, è andato a King's Landing e con tutto il suo esercito, quindi Aerys, vedendo il suo primo cavaliere lì davanti a lui, gli ha aperto le porte. Il problema è che Aerys tutto si pensava, a meno che i Lannister avrebbero girato bandiera. Quindi Tywin, vedendosi pure lui ovviamente appresso al suo re con le pezze al culo, perché se perde lui perdo pure io e probabilmente ci ammazzano tutti, che fa? Gira, quindi si gira e tradisce il re. Quindi Ned dice, cioè, la città è stata vinta dal tradimento. E Robert risponde, treachery was a coin that Targaryen knew well. Robert said, the anger was building in him again. Lannister paid them back in kind. It was no less than they deserved. I shall not trouble my sleep over it. You were not there, Ned said, bitterness in his voice. Troubled sleep was no stranger to him. He had lived his lies for 14 years. Yet they still haunted at night. There was no honor in that conquest. Ok, quindi che cosa dice Robert? Dice sì, ma il tradimento non è una cosa, una moneta estranea ai Targaryen. Cioè i Targaryen anche conoscono benissimo i tradimenti, li fanno i tradimenti. Quindi dice i Lannister li hanno solo ripagati con la stessa moneta. Sì, dice non gli hanno dato nulla che non si meritavano. Io onestamente dormirei sonni tranquilli. E qui c'è una cosa che mi coglie l'occhietto, perché Ned gli dice tu non eri lì, ma la cosa che mi interessa è troubled sleep was not stranger to him. Quindi le notti insonni, per dirvi, non erano cosa estranea per lui. He had lived his lies for 14 years. Quindi dice lui aveva vissuto le sue bugie per 14 years. Ora, questa è perché è una teoria che io ho, che girando ormai qualche anno fa su siti, insomma su blog di A Song of Ice and Fire, mi aveva fatto pensare. Penso onestamente che forse Daenerys potrebbe essere, invece che figlia di Aerys e Rella, io sospetto che Daenerys sia forse figlia di Rhaegar e Lyanna, cioè gemella di Jon. Del motivo perché dico questa cosa qui ne parleremo nel video dedicato
appunto a Daenerys e al suo parentage, per quanto appunto per quello che posso pensare io. E, però ecco, il fatto che lui dica lies mi fa pensare, mi fa porre l'occhio su questa cosa qui, e ci saranno anche altre cose che mi ci fanno pensare, come per esempio il primo incontro che Ned avrà con Varys, che poi vedremo, dove dice una frase molto interessante che lascia intendere come quasi che Ned ha fatto un accordo con Varys. E sapendo che Varys e Illyrio sono mezzi inciuciati, insomma, mi fa pensare ancora di più. Quindi questo lies è stato per me un campanello di allarme. Poi, insomma, ditemi voi la vostra, io però ho questa teoria qui, su cui farò un video, quindi se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, e se non avete ancora cliccato sulla campanella, fatelo, perché così almeno siete sempre aggiornati su tutti i video che carico settimanalmente. E poi Ned dice, non c'è onore in questa quest che abbiamo fatto. E Robert gli risponde, tu e sto onore, letteralmente è the others take your honor, quindi gli estranei prendessero il tuo onore. God di Dany Targaryen never know of honor. Go down into your crypt and ask Lyanna about the dragon's honor. You avenged Lyanna on the trident, Ned said, halting beside the king. Promise me, Ned, she had whispered. That did not bring her back. Robert looked away, off into the grey distance. The gods be damned. It was a hollow victory they gave me, a crown. It was the girl I prayed them for. Your sister, safe, and mine again. As she was meant to be. I ask you, Ned, what good is it to wear a crown? The gods mock the prayers of kings and cowards alike. Robert, quando appunto sente parlare di onore, si triggera, perché dice i Targaryen che ne sanno di onore, e lui ovviamente ce l'ha con Rhaegar e della situazione con Lyanna. E quindi infatti dice, vai giù nelle tue cripte e chiedi a Lyanna dell'onore dei Targaryen. Al che Ned risponde, però tu hai già vendicato Lyanna sul tridente, cioè uccidendo Rhaegar, tu l'hai vendicata. E si ricorda Promise me, Ned, che è la frase quella che sentiamo sempre ogni volta che Ned pensa a Lyanna. Già c'è stato nella scorsa puntata, però c'è questo Promise me ricorrente. E Robert dice, però il fatto che io l'ho vendicata non l'ha riportata da me. Se la prende con gli dèi, perché dice, cioè loro mi hanno dato, gli dèi, una vittoria, quando io invece era la ragazza che rivolevo. Io volevo che tua sorella fosse salva e mia di nuovo, come doveva essere. E questo di nuovo a me fa pensare, quanti pensieri oggi, però a me fa pensare, perché con questo di nuovo si intende che, cioè ci lascia intendere che un rapporto, nel senso una sorta di situazione tra Robert e Lyanna c'era, perché se loro avessero avuto una situazione come quella di Ned e Catelyn, io sono sicura che George Martin ci avrebbe scritto Your sister safe and mine as she was meant to be, che ha senso, perché dice ok, safe and mine, perché loro si dovevano sposare come doveva essere, perché doveva andare così. Invece questo again mi coglie l'attenzione, perché se io cioè è differente se io dico l'avrei voluta salva e mia di nuovo come doveva essere, rispetto a l'avrei voluta salva e mia come doveva essere. Con il di nuovo ci aggiunge molta più emozione, quindi evidentemente questi due un po' si piaciucchiavano. Ora io ci posso credere, perché anche soltanto fisicamente Robert era un figo, quindi io posso credere che Lyanna a 14 anni, 15 anni lo vede e dice wow. Però appunto è che probabilmente si erano anche conosciuti e si erano piaciuti nel loro poco conoscersi, non è che credo che fossero amici, però sicuramente degli incontri c'erano stati. Questo again mi fa pensare a questo, e mi pare, devo vedere se mi ricordo bene, ma dovrebbe essere così infatti, che Lyanna, da quello che so, era anche molto contenta
di sposare Robert. Quando è che Lianna ha cambiato idea? Quando ha scoperto che Robert aveva messo al mondo una figlia bastarda. Questa cosa che Robert ha fatto cambiare a Lianna la sua percezione di Robert e quindi si è allontanata. Perciò, nel senso, a parte farci vedere sempre la mentalità che Lianna, Catelyn, tutti hanno a Westeros del fatto appunto di mettere al mondo figli bastardi, è anche appunto il fatto che probabilmente c'era una sorta di, come direbbe mia madre, simpatia tra Robert e Lianna, seppur magari una cosa anche superficiale. Però questo again ci, secondo me, implica il fatto che tra di loro c'era comunque una sorta di situazione che noi ancora non sappiamo. E qui poi Robert continua dicendo: a che serve una corona, tanto gli dei prendono per il culo sia i re che la gente povera, nel senso, il fatto che io sono diventato re non ha cambiato la mia vita, non mi ha reso più felice, anzi, se mi rende ancora più miserabile la condizione prima di Robert. Ned qui però vuole dire a Robert perché lui non si fida di Jaime, e infatti gli dice: I cannot answer for the gods, your grace, only for what I found when I rode into the throne room that day, Ned said. Aerys was dead on the floor, drowned in his own blood. His dragon skull stared down from the walls. Lannister's men were everywhere. Jaime wore the white cloak of the Kingsguard over his golden armor. I can see him still, even his sword was gilded. He was seated on the Iron Throne, high above the knights, wearing a helm fashioned in the shape of a lion head. How he glittered! Quindi Ned dice a Robert come ha trovato Jaime. Il fatto che, perché ok, tutti sanno che Jaime ha ucciso Aerys e che si è macchiato poi di Kingslaying, ma non tutti sanno come Ned l'ha ritrovato. Ora, Ned è entrato nella sala del trono, dove si è trovato una sala piena di soldati dei Lannister, con Aerys praticamente steso in una pozza di sangue davanti al trono e Jaime Lannister seduto su detto trono. E non solo, ma è vero che aveva il mantello della Kingsguard, però comunque ci ha tenuto molto a farci vedere che lui è Lannister, quindi infatti aveva questo elmo a forma di leone. E infatti anche Ned dice in modo così sarcastico quanto brillava lassù. Cioè, proprio perché io me lo immagino che stava lì, no, tutto tronfio, che se la tira come al solito, almeno fino al terzo libro, e questo, insomma, è la visione che Ned ha avuto, quindi si può solo immaginare, se noi pensiamo appunto da che personaggio è Ned, vedere una Kingsguard che non solo ha ucciso il re, ma che si è pure seduto sul trono, cioè è un affronto effettivamente, cioè, e lo è perché, come diceva Ned prima, Jaime aveva fatto un giuramento di salvare la vita a questo re, ora tu gliel'hai tolta, ma poi ti siedi pure sul trono, cioè... E poi appunto anche la cosa particolare su cui Ned si focalizza proprio per dire non ci possiamo fidare dei Lannister è il fatto che loro non hanno reclamato il trono per Robert, non hanno reclamato il trono inneggiando a Robert, loro hanno reclamato il trono dipingendo tutto di rosso, cioè lì c'erano solo Stendard Lannister, non c'era nessun accenno a Baratheon, Stark, Arryn o chi volevano loro. Quindi è proprio stata una specie di autocelebrazione, perciò vedere Jaime lì, come per dire sono il prossimo re, ovviamente Ned non la può vedere come una cosa positiva, né come una cosa che depone a favore dei Lannister o che li rende una casata affidabile. I was still mounted, I rode the length of the hall in silence between the long rows of dragon skulls. It felt as though they were watching me somehow. I stopped in front of the throne, looking up at him. His golden sword was across his legs, its edge red with king's blood. My men were filling the room behind me. Lannister men drew back. I never said a word. I looked at him, seated there on the throne, and I waited. At last, Jaime laughed and got up. He took off his helm and he said to me,
Have no fear, Stark. I was only keeping it warm for our friend Robert. It's not a very comfortable seat, I'm afraid. Ned continua a raccontare quello che poi è successo. Quindi Ned è entrato nella sala del trono ancora a cavallo. E è entrato, ha proseguito e guardava Jaime. Jaime non solo appunto era seduto lì, ma aveva anche la spada sguainata, ancora rossa col sangue di Aerys. Ora, il fatto che lui abbia la spada sguainata ovviamente non fa stare tranquillo Ned subito, nel senso non fa stare tranquillo Ned per niente, perché la spada sguainata nel concetto di ospitalità che hanno nei Sette Regni rappresenta proprio il fatto che tu non hai buone intenzioni verso la persona che sta entrando a casa tua. Quindi intanto tu stai sul trono, sei a casa tua praticamente con la spada è sguainata, e quindi è come se mi stai minacciando, per farvi capire. Ned si avvicina, non dice niente, continua a guardarlo, al che dice che Jaime a un certo punto è scoppiato a ridere, si è tolto questo elmo, è andato lì da lui e gli dice: non aver paura Stark, stavo soltanto scaldando la sedia per il nostro amico Robert, ma devo dire che non è una sedia molto comoda, purtroppo. Al che Robert comincia a ridere. Ah no, una cosa che mi ha molto interessato qui, donna quante cose mi interessano, è che mentre Ned cammina sul cavallo per andare verso Jaime, dice che ci sono i teschi dei draghi che ce l'avevano appesi ai muri. Ned dice che poteva quasi sentirli osservarlo, e questa cosa qui mi ha fatto pensare all'hashtag occhio agli occhi che avevo detto nel prologo. C'è sempre comunque questo senso di essere osservati, non solo appunto quella volta lì con nel prologo quando arrivano gli estranei, ma anche Catelyn quando entra nel Godswood, o anche appunto qui Ned con i teschi. Sì, comunque ci sono tantissime volte che si sentono comunque osservati i personaggi. Ed è interessante, pensando che effettivamente c'è un personaggio su al nord che osserva la gente, vero Bloodraven? La osserva le cose, sta lì seduto e vediamo poi che lo vorrà insegnare anche a Bran questa cosa. Però ecco, è una frase che mi ha colto l'attenzione. Ogni volta che vedo che sono osservati, la mia attenzione sale. E mi spezza perché qui dice: His laughter started a flight of crows from the tall brown grass. They took to the air in a wild beating of wings. Quindi Ned dice che quando Robert ha riso, praticamente la risata è stata così forte, ha tuonato talmente tanto che i corvi hanno preso il volo dal prato, insomma, dove stavano, e appunto ci dice che hanno preso il volo sbattendo le ali, no? Comunque i corvi. You think I should mistrust Lannister because he sat on my throne for a few moments? He shook with laughter again. Jaime was all 17, Ned, scarce more than a boy. Boy or man, he had no right to that throne. Perhaps he was tired, Rob suggested. Killing kings is weary work. God knows there's no place else to rest your ass in that damnable room. And he spoke truly, it is a monstrous uncomfortable chair, in more ways than one. Quindi Robert qui praticamente dice a Ned, scusami, quindi io non dovrei fidarmi di Jaime perché quando ha ucciso Aerys poi si è seduto sul trono. E dice, cioè, nel senso fa, cavolo Ned, ma Jaime c'era 17 anni, c'era un ragazzino, cioè nel senso, che te frega. Però Ned dice, ma quel trono non è il suo, cioè lui non ha nessun diritto di mettersi seduto su qua a sedia. Questo è il punto. Robert mi fa ridere, che fa, vabbè dai, ma magari era stanco, cioè voglio dire, d'altronde poi in quella stanza del cavolo non c'è un altro posto dove mettersi a sede, quindi ci sta. E poi se te la devo dico tutta, proprio tutto il bene del mondo, te lo giuro che quella sedia è veramente scomoda, santo cielo, chi se l'ha inventata? Questo è un mio inciso. Però mi fa ridere perché comunque qui Robert minaccia dei Lannister, non la sente, cioè non la sente, non l'avverte proprio, cioè è vero appunto che dice ok sì, era un ragazzino, però il fatto che si è seduto lì con tutti i suoi uomini sotto, cioè proprio come per dire io sono il re, guardami, cioè ti dovrebbe un po' fare
ansia, secondo me, Robert. Cioè, ti dovrebbe mettere ansia, soprattutto pensando pure che, cioè, la famiglia di Jamie con Tywin al seguito sono passati alla storia ormai per essere stati dei Volta Gabbana, praticamente. Cioè, loro hanno mandato bevuto il loro re con gli eredi, hanno fatto la strage. E tu non hai paura che magari possano fare prima o poi la stessa cosa a te? Cioè, non hanno paura di uccidere il loro re, nonostante un voto. Non hanno paura di uccidere dei bambini e la moglie del principe, manco per morale o decenza. Cioè, ci vogliamo fidare di sta famiglia? Cioè, gli vogliamo dare tutto sto potere a sta famiglia? Cioè, Ned ha ragione. Ma Robert ovviamente la pensa così. Robert è testardo, non ascolta nessuno e quindi niente. Infatti dice, vabbè, adesso che so il grande segreto di Jamie, lo possiamo anche dimenticare. Dice, dice, I'm heartily sick of secrets and squabbles and matter of state, Ned. It's all tedious as counting coppers. Quindi dice, io non ce la faccio più a sentire tutte queste cose di politica, a parlare di sta cosa di Stato, non mi interessa niente, è come se mi devo mettere praticamente a contare i centesimi, cioè non me ne frega assolutamente nulla. E dice, torniamo indietro, quello che dovevo dire l'abbiamo detto, ok? Dice, anche perché voglio sentire il vento tra i miei capelli di nuovo. E qui sento proprio tutta la desolazione di Ned Stark, perché for a moment Ned did not follow. He had run out of words and was filled with a vast sense of helplessness. Not for the first time he wondered what he was doing here and why he had come. He was not John Arryn to curb the willness of his king and teach him wisdom. Robert would do what he pleased, as he always had, and nothing Ned could say or do would change that. He belonged in Winterfell, he belonged with Catelyn, in her grief, and with Bran. A man could not always be where he belonged, though. Resigned, Eddard Stark put his boots into his horse and set off after the king. Quindi, che cosa dice? Che, e qui è bello perché, secondo me, vediamo come Ned faccia fatica comunque a scendere a compromessi, nel senso, anche verso Robert, nel senso, non sa, conosce bene Robert, sa che Robert è testardo e sa che lui non ha pazienza in realtà a mettersi lì e a cercare di correggerlo, cioè non è una figura paterna come potrebbe essere, come era John Arryn. Ned, appunto, è più come appunto un fratello, quindi nel senso, ognuno ha la sua idea e Ned dice, io faccio fatica a pensare di dover passare, diciamo, la vita poi a cercare di far cambiare idea a un re che effettivamente poi non cambia idea e io, in quanto me, non sono disposto a cambiare la mia visione o ad abbassarmi o ad accettare cose che mi girano intorno. Quindi c'è un po' questa divergenza, cioè per quanto Ned sia una persona appunto saggia, una persona che secondo me appunto come leader è meraviglioso, però fare il primo cavaliere del re di Robert è un'altra storia e Ned lo sa bene. E è terribile il fatto, secondo me, sapendo che poi Ned il Nord non lo vedrà più, che lui continua a chiedersi sin dal suo primo capitolo che cacchio sto andando a fa', perché sto scendendo, perché mi sto andando a impelagare in questa cosa che a parte non è che mi interessa ma che poi non gioverà a nessuno, nel senso che sto a fa', il mio posto, dice Ned, è a Grande Inverno, il mio posto è con Catelyn che sta soffrendo, il mio posto è vicino a Bran. Quindi, cioè, è tristissima questa cosa perché lui ama casa sua, ama stare al nord e il pensiero di andarsene dal nord proprio gli fa male, cioè lo sente come una cosa negativa e pensando poi a come va a finire aveva assolutamente ragione, però ci dice anche che un uomo però non può stare sempre dove vorrebbe essere e quindi decide a malincuore di, invece che girare tutta la baracca e tornare su al nord,
ma di seguire poi il re. Anche questo capitolo per oggi è finito. Quello che posso dire per quanto riguarda la differenza con la serie è che, per quanto io ami Sean Bean, e per me è il perfetto Ned, cioè l'ha fatto benissimo, e devo dire che in alcune parti mi è pure venuto il dubbio che avesse letto il libro, perché specie in questa scena qui, quando parlano della madre di John, fa delle facce che effettivamente mi fanno pensare che, nel senso, come se sapesse di più o comunque avesse intuito che c'era di più, quindi bravissimo, meraviglioso. Però quante cose sono state dette in quei 2 minuti di conversazione. Abbiamo parlato, mi pare, di John, e abbiamo parlato, mi pare, di Daenerys, ma c'è molto di più, cioè ci sono questioni politiche, la politica che allora era tanto cara, non è che si gira intorno solo a Daenerys o alla questione del parentage di John. È molto più complessa, cioè, nel senso, Daenerys non fa paura in quanto Daenerys al momento, Daenerys fa paura in quanto moglie di Khal Drogo, perché ce vengono a sfondare in due, quindi vogliamo parlare un po' dell'assetto politico, e poi non soltanto, perché nella serie della Robber's Rebellion non ci hanno parlato più niente, diciamo la verità, cioè io non mi ricordo che avevano parlato bene o comunque in momenti chiave del fatto che tutto l'assassinio di Aerys, anche il fatto appunto che Jaime era lì seduto tutto tronfio, no? Come per dire, sono io il prossimo re, chi è sta, cioè, nel senso, è mia sta sedia, levate. Cioè, la Robber's Rebellion è interessante, raccontata appunto dai punti di vista di Ned, di Robert, che sono i primi, sono gli unici che hanno anche partecipato a questa guerra, ed è interessante, sarebbe stato interessante vedere la guerra narrata dai loro punti di vista, perché vedere appunto un Robert che si scalda così tanto al solo il pensiero dei Targaryen, perché appunto per quello che è stato fatto a Lyanna, è molto personale, cioè mi fa molto entrare in empatia col personaggio, perché dico, ok, ho capito il tuo motivo, posso essere d'accordo come no, però ho capito. Poi un'altra cosa di cui non hanno parlato è quello che Tywin ha fatto, cioè, nel senso, il fatto che si è girato, e finché non arriva Oberyn nella quarta serie noi non sappiamo che Tywin ha fatto ammazzare, che lui non fa mai un cazzo, ha fatto ammazzare Elia, Rhaenys e Aegon. Cioè, nel senso, sono tutte cose che comunque servono anche per settarti il pregiudizio nei confronti dei Lannister. Cioè, dal punto di vista dei Lannister, che effettivamente al momento hanno buttato giù Bran dalla finestra, ma quello che succederà poi dopo, cioè, loro non c'entrano assolutamente niente, né c'entrano una mazza con quello che è successo a Jon Arryn. Però tu, sapendo queste informazioni, cioè che so degli infamoni, non gli vai a credere, cioè è plain and simple, proprio George Martin è stato talmente geniale da montare intorno ai Lannister una così brutta reputazione che nel momento che anche Tyrion ti dice non sono io con sto cazzo de pugnale, tu non ti fidi di lui. Cioè, è interessante questa cosa, quando Cersei ti dice non lo so, cioè io non so un cazzo, tu dici sì, vabbè, non gli credi, cioè odi Jaime anche per queste cose qui, non solo perché ha buttato giù Bran dalla finestra, ma anche perché ha tutto questo background e come si comporta, quindi chapeau a George Martin, che è sempre un grande, però mi dispiace che nella serie, diciamo, soprattutto la figura di Tyrion, per esempio, viene un sacco mitizzata, cioè, nel senso, è praticamente un santone Tyrion, è il nuovo Osho. Niente, quindi la cosa che mi dispiace è che anche questa conversazione qui, che è così interessante e politica, non viene per niente trattata, nel senso, viene trattata molto, molto superficialmente. Una tristezza, come mi piace dire. E niente, anche per oggi io ho finito il mio sproloquio, spero che vi sia piaciuto questo capitolo, fatemi sapere quali sono le vostre opinioni appunto su questo capitolo, su Ned, su Robert, se avete notato qualche cosa che vi ha fatto pensare a delle teorie, mi raccomando scrivetemi tutto, se ho sbagliato qualcosa ovviamente fatemelo sapere, e vi ringrazio per essere di nuovo stati qui con me, in mia compagnia, e ci vediamo la prossima settimana, una nuova puntata e probabilmente un nuovo sbrocco di A Game of Talks. Ciao!
di House of, sì, della saga di A Song of Ice and Fire. Come si chiama? Ok, dopodiché Ned said, sto controllando il colore. Tywin Lannister. Oh, allora, però mi ha... Che cosa è successo?